Amici cacciatori, benvenuti al settimo episodio degli incontri di Caccia Village. Siamo ancora qui con il nostro amico Andrea Aromatico e parleremo in questo video di un ulteriore corso che lui terrà in fiera proprio e riguarda proprio un argomento che è molto in voga, vogliamo dire anche in questo momento: come si lavora nel mondo della caccia. Siamo in un mondo in cui il web, i giovani sono sempre più appassionati a questo settore e quindi la caccia può anche diventare un lavoro. Esattamente, tantissimi ci chiedono, vorrebbero cominciare a lavorare in questo mondo. C'è da parte anche delle aziende una necessità di reperire del know-how capace di lavorare e delle figure stanno emergendo prepotentemente come necessarie, ma ancora manca una sorta di trade union tra la domanda e l'offerta di lavoro e la voglia di fare e chi poi dopo questo lavoro te lo può dare. Vediamo nascere anche tanti improvvisati che così si definiscono influencer e durano lo spazio di 3 secondi, qui in questo campo per durare bisogna essere seri, competenti, capaci e sapere che è un lavoro, quindi una cosa di grande sacrificio. E allora ci sarà questo seminario, come cominciare a lavorare nel nostro mondo, ma non soltanto con una telecamerina davanti, una GoPro e qualche selfie per autopromuoversi e diventare testimonial di qualche brand, no, per farlo in maniera seria. Questo è il discorso della comunicazione che tratteremo in maniera specifica chiamando e chiamerò anche degli esperti del settore, quindi dei colleghi già affermati che da anni sono in questo campo, che diranno quelli che sono i pro, i contro, le fatiche che si fanno e che cosa bisogna fare. In più chiameremo anche alcuni rappresentanti di aziende importantissime, dei border, quindi di quelli che sono i consigli di amministrazione delle più importanti aziende del nostro settore, che diranno quali competenze oggi servono e quali figure professionali servono. Poi ragazzi, venite a sentire, sai che lavorare nel mondo della caccia sono tante cose, non è soltanto comunicarla, ma è fare i distributori, è fare i rappresentanti, è lavorare all'interno di un'azienda, quindi le competenze che sono necessarie e non necessarie, e lo faremo con testimonianze umane di grandi personaggi che finora avete visto soltanto in qualche rivista, in qualche video, lontani, forse da lontano li avete guardati in qualche stand, e che invece verranno coinvolti portando le loro testimonianze umane. In primis quindi ci sarà un breve cappello fatto dal sottoscritto e poi via seguiranno delle interviste con loro che racconteranno la loro esperienza di vita in una sorta di talk show. Altrettanto fondamentale, basilare, ma anche sarà la parte delle domande e delle risposte. Chiedete, non abbiate paura di chiedere, partecipate perché ci sono tante opportunità. Sta a voi saperle cogliere, come il volo di una beccaccia che si sparisce tra le fronde, che è soltanto per i più ardimentosi e capaci, è una cosa possibile da farsi. Vi aspettiamo. Grazie mille Andrea, chi meglio di te può dare queste informazioni, anche perché tu sei stato un po' il pioniere, no, di questo mondo del web a livello della caccia. Quindi sicuramente tutti i nostri amici saranno molto curiosi di partecipare a questo corso. Ovviamente andate sul nostro sito che è www.cacciavillage.it, informatevi, vedete come partecipare e ovviamente non dimenticate di seguirci su tutti i nostri profili social, Facebook, Instagram e ovviamente sul nostro canale YouTube. Arrivederci e al prossimo video!